i gloriosi ruderi della potenza romana in Tunisia, monito supremo ai nuovi cartaginesi. Un'austera e significativa cerimonia militare, la consegna del gagliardetto al primo battaglione di volontari tunisini. Tutti gli italiani residenti in Tunisia sono accorsi spontaneamente alle armi e vengono fraternamente accolti, istruiti ed inquadrati. Momenti di un attacco aereo nemico su di un nostro aeroporto. I cacciatori dell'asse spiccano il volo per respingere l'attacco che sta per sferrarsi sul loro aeroporto. Ecco i bombardieri anglo-americani. L'aeroporto si costella di esplosioni. La contraerea ha aperto un violento fuoco di sbarramento. Queste strisce di fumo sono il segnale di aspri combattimenti aerei. I cacciatori dell'asse hanno preso contatto con i bombardieri nemici e non li mollano più. Attenzione, un bombardiere nemico è colpito, precipita ed esplode. Quelle fumate si alzano dai resti di altri apparecchi anglo-americani abbattuti e precipitati nel deserto. Eccoci ora sulla prima linea della Tunisia meridionale. Il traliccio di un... movimenti con cortine nebbiogene. Ecco delle trincee ben mascherate alla più acuta osservazione nemica. In prima linea si è sul chi vive, in attesa di un probabile attacco delle truppe nordamericane. Appena il nemico si scopre, le mitragliatrici aprono il fuoco. L'artiglieria italiana, nascosta tra macchioni di fichi d'India, entra in azione. In altro settore, pattuglie si accingono a assaggiare le posizioni avversarie. Pattuglie di bersaglieri partono in esplorazione. Le pattuglie hanno fatto buona caccia, catturando dei pionieri nordamericani. Il terreno della lotta è disseminato di carri nordamericani inchiodati e distrutti. Il campo di battaglia dinanzi alle linee italiane. Carcasse di velivoli d'assalto anglo-americani sono sparse un po' dovunque sui campi dove si combatte una diuturna e asperrima battaglia.